Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 5 maggio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Mattinata d'attesa aspettando Godot. Mattinata d'attesa con la Luna in dodicesima casa, poco influente sul fronte dei sentimenti, ma buona grazie a Giove in sesta casa per quanto riguarda il lavoro. Il meglio, però, lo aspettate nel pomeriggio, quando la bianca signora raggiungerà il vostro segno, tirando in campo anche gli acquatici Saturno e Nettuno, poco significativi per il fronte del cuore, molto per quello professionale, dove logica e intuito cercano e trovano un accordo proficuo per voi e per i vostri progetti futuri. Sensibilità spinta alle estreme conseguenze, tutto vi tocca, vi stimola, vi ferisce e magari dovreste imparare a corazzarvi un po' di più. Col vostro astro guida Plutone in quadratura il passato torna prepotentemente riportando a galla volti, date e ricordi, alcuni bellissimi, altri purtroppo dolorosi. Il passato è tutto ciò che lo rappresenta. Nostalgia, ripensamenti, ricordi tornano a farsi vivi nella vostra vita e immaginazione. Paura di cambiamenti importanti, ripensamento su cose importanti del passato. Ciò che segue appartiene al passato. I single ripensano alle loro storie passate e vivono la tristezza per questo, in attesa di nuovi amori ripensano con nostalgia a quello che è stato della loro esperienza passata. Ascoltate di più chi vi sta accanto. Potrebbe avere bisogno dei vostri consigli. Fai le cose con calma. Non correre, né con gli affari né con l'auto. Avrai tantissimo da fare oggi. Non trascurare amori, amici e familiari. È molto strano che voi sappiate bene che se non si lavora a fondo su un progetto nulla si ottiene, eppure siete ancora ostinati nell'immobilismo assoluto. Prendete l'iniziativa se non volete che gli eventi vi travolgano. Se state trattando l'acquisto di una casa o di un bene qualsiasi, fate bene e meglio i vostri conti, magari è il caso di pensarci ancora su. Presto potrebbero esserci altre, e ben più valide, opportunità. Marte vi rende nervosi. Niente paura, già nel primo pomeriggio ci saranno ampie schiarite e la serata potrebbe essere quanto mai brillante in compagnia del vostro partner o dei vostri amici. Piccola fortuna in arrivo per i nati di sabato. Cosa pensate che valga ciò che è successo negli ultimi giorni? Marte e Giove vi aiuteranno a trovare la forma giusta per risolvere un vostro problema d'amore. Ma niente grilli per la testa. Mercurio si ostina anche oggi a complicare i vostri rapporti con gli altri, solo un sano e pacato dialogo potrà farvi attraversare questo giorno indenne. Benissimo la salute e il lavoro. L'amore lascia ancora a desiderare. Ottime amicizie e nuovi incontri vi faranno particolarmente felici. Soldi che entrano. Tutto bene in casa. Un evento mondano tutto sommato piacevole. Sii molto chiaro nell'esprimerti ed esigi la stessa chiarezza anche dagli altri. In realtà a volte è il tempo a risolvere la maggior parte dei problemi, soprattutto quelli legati ai sentimenti, perché come si dice sempre, è la miglior cura e ci permette di vedere più lucidamente in seguito. Oggi dovreste essere flessibili e passare sopra a certi piccoli inconvenienti creati da persone che conoscete bene. Andate alla ricerca di un nuovo equilibrio e convincetevi che il lavoro non è tutto. A scuola, i professori sono pronti a chiarire le vostre idee confuse. Firmamento planetario di questo bel mese di maggio stimolante e vivace, galvanizzata dalla stabile presenza di Nettuno che occupa il segno amico dei pesci, specie se fate parte della terza decade. È il vostro governatore Marte nel Cancro, oggi però a dotarvi di uno spirito di iniziativa notevole, che già possedete in abbondanza. Risolvete il pro e il contro di ogni situazione in famiglia in modo abbastanza rapido, senza farvi toccare più di tanto da quel che succede nel mondo circostante. Mattinata Sniff con la Luna imbronciata in dodicesima casa, per fortuna il lavoro, effetto di Giove, vi assorbe parecchio facendovi dimenticare tutte le vostre ubbie. Problemi o rimpianti sentimentali, velleità artistiche per il momento fuori portata. Ecco l'effetto di Giove impegnatissimo in sesta casa, ma in conflitto con la bianca signora.
La situazione migliora di poco nel pomeriggio quando ve la ritroverete nel segno, ma ahimè, in quadratura proprio col vostro governatore Plutone che semina zizzania in famiglia e malumori con i vicini. Amore ed Eros. Alla famigerata suocera, ogni tanto torna in ballo lanciandovi la sua frecciatina che vi colpisce diritto al cuore. Dinamiche familiari presenti anche in quella d'origine, ma per partito preso ve la pigliate molto di più con la genitrice della vostra dolce metà che con la vostra. In realtà oggi non state benissimo con voi stessi, dagli altri, in primo luogo dall'amore vi aspettate di più e una sottile delusione permea i vostri pensieri e le vostre considerazioni. L'unico davvero amabile è il quattro zampe, lui sì che vi capisce al volo e vi ama senza condizioni. Nettuno nel segno amico dei pesci espande le possibilità di incontro e di contatto con nuovi ambienti e vi dona l'occasione di stabilire nuove relazioni d'amore. Cercate di governare, con la fredda ragione, una passione amorosa che vi giunge inaspettata. Fate i conti con un inatteso romanticismo controllando, per come vi è consentito, quel che possiamo definire un rivoluzionamento emozionale che si rivelerà in prospettiva esaltante. Lavoro e denaro. Conclude la giornata, non solo per i creativi in cerca di ispirazione, che trovano posando lo sguardo sulla natura, ma per tutti a prescindere dal tipo di attività lavorativa far bene la propria parte si rivela quanto mai indispensabile, fonte di soddisfazione e di autostima, oltre che di possibili promozioni e avanzamenti nella gerarchia aziendale. Piccoli guadagni grazie a una vincita o a un investimento ben fatto. Il buon fiuto non mente anche quando si tratta di bigliettoni. Costosa la ristrutturazione della casa nella quale vi siete impergolati, ma ormai il dado è tratto e non si torna indietro. Cancro, il vostro pianeta d'elezione, vi accompagna nelle scelte professionali, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 4 al 13 di novembre. Godete della stima dei colleghi, la sicurezza in voi stessi aumenta e vi porta a conseguire brillanti risultati della carriera. Una persona molto valida vi si accompagna in una collaborazione professionale. Benessere. Chiamatelo pure malessere tra svarioni ormonali, digestione laboriosa, varici evidenti. Tutte sciocchezze naturalmente rispetto ai malanni seri, ma oggi che avete l'occhio puntato sulla salute, per giunta con il lamento facile, nulla sfugge al vostro esame attento e impietoso. In realtà dovreste complimentarvi col vostro fisico e la vostra psiche, sempre ben connessi. I vostri disturbi sono quisquilie e chissà quanti malmessi ve li invidierebbero. Utile per la pelle il buon funzionamento degli organi interni bere acqua di fonte, gli alcolici lasciateli sugli scaffali del supermercato. Per lei. Inutile prorogare, è arrivato il momento di ribaltare la casa, imbiancare, rimettere tutto in ordine e magari sostituire qualche mobile o elettrodomestico che ha visto tempi migliori. Meglio decidersi a agire subito che rischiare di rovinarsi le ferie tra zanzare e caldo insopportabile. Per lui, perché un sentimento torni limpido è arrivato il momento di affrontare un rancore sottile ma persistente. Magari con l'aiuto di un counselor. Rivangare il passato aiuta a comprendere il presente e a cambiare atteggiamento in vista del futuro. Vietato invece attaccarsi come una cozza a brutti ricordi, trasformandoli in buone scuse per non progredire. Colore delle emozioni, bianco latte. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 8. Finanze, 8. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.